Buona domenica ai nostri telespettatori e benvenuti a quest'ottava puntata dell'Ospite della Domenica, il nuovo format di Canale 8 dedicato a dare valore alle personalità che danno valore alla nostra Sicilia. Questa settimana sotto i nostri riflettori Fabrizio Sansone. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, buongiorno a tutti e buongiorno a Canale 8, a tutti i telespettatori. Per chi non lo conoscesse, Fabrizio Sansone è un attore comico, monologhista e poi spiegheremo perché questo termine, ma è anche uno youtuber e studente universitario. Partiamo subito con quello che è l'argomento più caldo e anche recente della tua carriera da attore e comico. L'8 gennaio 2015 hai presentato il tuo primo spettacolo da one man show al Teatro Agricantus di Palermo dal titolo Moia Sansone con tutti i sentimenti. Sì. Scritto da Federico e Fabrizio Sansone con la regia di Ernesto Maria Ponte. Ci vuoi raccontare questa esperienza, i giudizi, se ci sono state anche le critiche, ma soprattutto le tue emozioni in questo tuo primo spettacolo? Sì, diciamo che le emozioni ci sono, perché comunque il primo spettacolo è sempre il primo, di sicuro non te lo potrai dimenticare mai. E poi il fatto che di giovedì siamo riusciti a fare un sold out, è stata una soddisfazione doppia, perché comunque se il pubblico risponde, quando hai feedback, ogni cosa che stai facendo già col cuore diventa per tre volte più bella da fare, più bella da appunto da ricevere, in questo caso, perché il pubblico comunque è quello che ti dà le emozioni. Hai parlato appunto di emozioni, e queste, quelle più importanti, me le dà il pubblico, di sicuro me la date anche Ernesto Maria Ponte, che con cui ho collaborato e che è stato fantastico durante la regia e tutta l'organizzazione dell'Agricantus, che crede nei giovani. Prima di me, ricordiamo la tua età, hai 22 anni. Sì, no, è importante da sottolineare, perché comunque l'Agricantus fa una cosa bellissima, secondo me, a mio parere, credendo appunto in questi, a me, che sono un pazzo praticamente di questa combriccola, che poi in realtà siamo nati un po' tutti lì dentro, quelli che poi ultimamente stiamo riuscendo appunto a realizzare degli spettacoli, i primi spettacoli, nel senso che, per esempio, sia io che Anna Andrea Vitrano, dei soldi speech, esattamente, per chi non li conosce, anche se comunque ormai soldi speech ormai adesso tramite su i social network, esatto. Ma soprattutto anche con la loro entrata a Colorado, ad entrare nel panorama. Io ho avuto questo onore di crescere all'Agricantus, quindi con tanti maestri, Ernesto Maria Ponte, i fratelli Perriera, Roberto Burgio, la scuola fra l'altro diretta da Salvatore Ferlita, e lì dentro mi sono, come dire, ho imparato, ecco, è stato il via, lo start alla mia esperienza teatrale, che poi si è ovviamente limata piano piano nel tempo, in un annetto e mezzo, ecco, fino ad arrivare al One Man Show. Quindi ho provato i pezzi al Palab, abbiamo fatto appunto tante... Ma io prima di tutto ti voglio fare una domanda, sì, che sicuramente i nostri telespettatori si staranno chiedendo. Sì. Ma perché questo titolo? Moia Sansone con tutti i sentimenti. Perché questo titolo? Perché in realtà il detto è Moia Sansone con tutti i filistei. Fra l'altro è un detto biblico, quindi non me lo posso scrollare di dosso, nel senso che Moia Sansone con tutti i filistei. Quando io mi presento, piacere Sansone, ah, tu sei quello che muore, sì, subito, a tappa, la prima cosa, tu sei quello che muore. Quindi devo, come dire, fare attenzione devo fare degli scongiuri, perché poi subito immediatamente muore e non va bene. Allora Moia Sansone, quindi è qualcosa che ti porti fino all'infanzia. Ma sì, è una cosa che mi porto sin dall'inizio, sin da quando ero all'elementari, mi presentavo, piacere Sansone, ah, tu sei quello che muore, sì, sono quello che muore sempre. Addirittura alle superiori un professore mi fa, ah, Sansone, lo sai che muore Sansone con tutti i filistei? Ci disse, sì, lo so, usate casa muore lei, io funerale su paga solo in un spetto che i filistei, quantomeno che non ci conosco. Cioè, perché poi, sapete, la reazione veniva normale alla paura, ovviamente, di ricevere sempre queste muori, no, allora moriamo con tutti i sentimenti. Allora saliamo sul palco per quest'oretta e un quarto di spettacolo puro, perché comunque... Quindi è una specie di vendetta quella che stai facendo. Sì, una vendetta a tutti gli effetti, che sul palco si consuma. Non parlo soltanto di me, della mia esperienza personale, parlo di tante cose sul palco con due musicisti, quindi loro mi accompagnano, c'è anche uno stacchetto musicale, mi presto anche a cantare, anche se, diciamo,
avrei bisogno di molte lezioni, però questa è una cosa che non, magari non diciamo, ecco, a tutti. Ah, ci stanno seguendo, ci stanno guardando. Sì, sì, bene, fantastico. Facciamo così. È giusto, il bello della diretta, è normale che Fabrizio, diciamo, parli di quello in cui è veramente bravo, quindi stiamo... Certo. Hai anche delle doti canore. Sì, no, come ho detto prima, diciamo che le doti canore... mancano fondamentalmente, però no, mancano del tutto, no, attenzione, non voglio essere adesso... Aspetta, ti fermo. Sì. Doti canore, studio. Sì. Quanto è importante lo studio in un attore comico? La tecnica è fondamentale, prima di... Quindi c'è anche tecnica nel... In un attore, cioè un attore comico ha bisogno di una tecnica particolare. Sì, sì, a prescindere appunto dalle tecniche base, che è la respirazione mentre si parla, o appunto, ripeto, base per questo motivo, c'è bisogno di imparare delle tecniche sceniche che si imparano soltanto dall'esperienza che hanno gli altri. Che col tempo sono riusciti ad affinare e a capire come appunto bisogna comportarsi sul palco per magari acchiappare meglio l'attenzione del pubblico, piuttosto che far sembrare con un gioco di luci più bello un inizio, oppure come arrivare alla fine e che cosa dire. Ecco, piccoli dettagli che però si imparano, ecco, si imparano col tempo e si imparano dall'esperienza. Questi non sono scritti, però allo stesso tempo è fondamentale avere una buona tecnica, iniziare con la tecnica per poi far uscire il sentimento, perché molte volte far uscire il sentimento senza la tecnica può risultare, come dire, grezzo. Ecco. Quindi non è solo la vena artistica da comico a colpire i telespettatori e a dare successo quindi agli attori comici, ma serve anche uno studio preliminare. E a riguardo il Teatro Agricantos, come prima tu hai ben anticipato, ti ha supportato nel tuo percorso. C'è da dire che moltissimi sono partiti da questo teatro. Hai ricordato Casisa, Vitrano, che fanno parte dei Soldi Spicci. Sì. Com'è essere a contatto ogni giorno con tutti questi comici che ormai non fanno più, diciamo, parte della cerchia della comicità palermitana, ma anche di quella nazionale? Loro ormai fanno parte, diciamo, di Colorado. Sì, loro fra l'altro sono, diciamo che Claudio soprattutto, che all'inizio, perché io li ho conosciuti anche prima che diventassero i Soldi Spicci, quindi Claudio sin da sempre mi ha anche indirizzato e mi ha aiutato a, come dire, capire e conoscere il mondo dello spettacolo e soprattutto le tecniche comiche, le tecniche sceniche, quindi crescendo con loro, che poi adesso sono riusciti ad arrivare dove sono arrivati, ovviamente di strada ce ne devono fare anche loro, perché anche loro sono giovani e tutti dobbiamo fare sempre un po' di strada, però è bello sapere che gli insegnamenti che hai ricevuto sono quelli di una persona che riesce ad acchiappare il pubblico, perché fondamentalmente sotto il nostro mestiere, sotto questo il mestiere dell'attore o magari di chi ci prova a diventarlo, cioè per esempio me, c'è questo, è la bellezza di riuscire a prendere l'attenzione del pubblico e fare tuo il pubblico e portarlo psicologicamente dove vuoi tu, una metafora. E quindi con questa metafora che è molto, come dire, intellettuale, ti voglio chiedere quali maestri e quali attori comici ti hanno dato maggiormente una mano nel tuo percorso formativo. Allora, diciamo che chi mi ha aiutato di più sono tutti, in generale, tutti i maestri che io ho incontrato nel mio percorso all'Agricantus. Loro sono coloro che mi hanno dato il via e mi hanno insegnato di sicuro più cose, ma insegnato non tanto insegnato, nel senso che mi hanno detto cosa fare. Probabilmente per insegnare io più intendo... Più che altro una guida, forse. Esatto, io intendo anche che io in un certo momento abbia imparato senza che loro me lo insegnassero. Sembra paradossale la cosa, però si può imparare anche da uno sguardo, anche da un movimento che fanno loro in questo caso, e appunto apprendere la loro tecnica. Poi sono stato anche a Villa Pantelleria dal maestro Lollo Franco, ho fatto anche lì, abbiamo fatto addirittura lì un musical che
una cosa nuova in cui mi sono misurato, abbia fatto il Re Leone, quindi io facevo Simba, il protagonista, ed è stata una bella esperienza anche lì, perché a prescindere dal fatto che ci si misurava, almeno io personalmente mi misuravo con uno spettacolo a tutti gli effetti, perché fondamentalmente era uscito dal Teatro Gricantus da 6 mesi. Sì, stiamo parlando quindi, di un musical. Sì, se sì, non sì, erro. Stiamo parlando di un musical. E quindi quel musical è stato importante anche perché, ovviamente, stare a contatto con Lollo Franco, Giuditta Perriera, mi ha dato la possibilità di capire anche dalla loro esperienza, ripeto, e imparare dalla loro esperienza ciò che bisogna fare per stare su un palco anche durante un musical, che è un mix, no? Di canto, ballo, recitazione, che è un po' ecco, ciò che ci vuole in un one man show, quindi capire da lì dentro è stato importante anche per poi estrarre ciò che ho capito e portarlo nel mio spettacolo di giorno 8, che fra l'altro, ti dico questa cosa in esclusiva, ed ecco una per chicca 8, in esclusiva per Canale 8, in esclusiva 8. Probabilmente, no, senza probabilmente, ripeterò a marzo, probabilmente il primo marzo, quindi... E questa è una notizia importante non solo sì, per sì. Chi ama la comicità, ma anche per te, perché se si arriva ad una replica vuol dire che c'è una motivazione di fondo. Assolutamente sì, la motivazione è quella di continuare a far bene e soprattutto provare a farsi conoscere, perché un altro obiettivo fondamentale dell'inizio della carriera, quando diciamo non c'era Facebook, allora uno ci si conosceva così dal passaparola, adesso Facebook è più veloce, è più istantaneo, quindi pian piano fare un percorso all'antica, tradizionale, prevede ovviamente che uno cominci a fare delle repliche e che inizi appunto in questo modo, ecco. E a riguardo ti voglio chiedere, visto che già hai tu toccato questo argomento, quanto è importante il social network, Facebook, YouTube, sei anche uno youtuber, ne parleremo sì. Successivamente, ma quanto è importante per entrare a far parte del panorama della comicità palermitana? Allora, io credo che Facebook sia fondamentale, a prescindere da Facebook e tutti i social network, anche perché io studio scienze della comunicazione per arti e culture, quindi... Diciamo che quando si parla di social network si parla del mio campo, di ciò che studio all'università. Quindi mixare, per usare un termine musicale, mixare ciò che imparo all'università con quello che faccio quando mi diverto a teatro è importante. E in questo caso l'esperienza più bella è quella su YouTube, perché oggi è facile chiamarsi YouTubers, un po' tutti lo sanno. Basta caricare esatto. Più che altro un video su YouTube. È proprio per questo motivo il social network è così istantaneo, perché è alla portata di tutti, perché è facile. E i video che vengono cliccati, che vengono condivisi, vengono appunto, hanno quel feedback, quell'importanza sui social network, per questo motivo, perché sono alla portata di tutti. E quindi è più difficile realizzare un video alla portata di tutti che un video che nessuno può fare, perché magari se giochi con una grafica importante, se vai a cercare la telecamera migliore, aumenti la grafica, aumenti l'audio, ti compri un microfono, non basta se non hai l'idea. Quindi fondamentalmente, ripeto, puoi avere le strumentazioni più belle del mondo, ma poi arriva da qualunque parte del mondo un eschimese con un telefonino qualunque che si fa un video più importante anche stilisticamente, anche per ciò che richiede il pubblico dei social network, quindi più importante del tuo, tu puoi avere la migliore strumentazione al mondo, ma lui di sicuro farà più click. E questo è un appiattimento sociale importante della fruizione dei contenuti, perché nei social network avviene proprio questo, i contenuti cominciano a camminare, ad andare avanti, ma non c'è nessuno che in realtà riesce a controllarli, perché è il pubblico che controlla, questa è l'importanza di un social network. Oltre ad essere, diciamo, mio collega lontano di scienze della comunicazione, si vede che hai studiato, hai detto qualcosa di molto vero, che ogni giorno ormai si studia in scienze della comunicazione. Abbiamo visto ultimamente tantissimi video che hanno durate piccolissime, 7-8 secondi fatti col cellulare, che hanno invece visualizzazioni molto più alte di altri video invece fatti, come hai detto tu, graficamente, stilisticamente, in modo più, come dire, pomposo. Sì, 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 perché comunque quelli si chiamano Vines. O Dubsmash, se non... Dubsmash, sì, poi questo è comunque
diciamo che le applicazioni che vengono dietro Vines sono tutte un derivato di Vines, perché Vines nasce in America e si sa, gli americani quando lanciano una moda c'è poco da fare, poi a un certo punto arriva, no? Vedi McDonald's, quindi anche, parlo anche degli americani nel mio spettacolo per questo motivo. Allora proprio a riguardo, sì. Penso che per conoscere un attore comico si debba si debbano capire quali sono i temi che lui affronta durante i suoi sì. monologhi. Ma quali sono quindi i temi che tu affronti maggiormente durante le tue esibizioni? Allora, il tema che, i temi che ho scelto sono, si susseguono a matrioska, mi piace dirlo in questo modo, perché si inizia da, dalla Bibbia, cioè quindi io leggo il passo della Bibbia che interessa Sansone. Una volta che ho finito il passo della Bibbia passo a me, parlo di me e piano piano parlo dei miei genitori, quindi della mia casa, poi parlo di ciò che avviene sotto casa mia con i lavori del tram che abbiamo per ora a Palermo, con, quindi, quindi tutto ciò che avviene nel mio circondario, nel mio quartiere, poi parlo dell'università e quindi di ciò che ovviamente ci andiamo allargando, quindi da sotto casa mia arriviamo all'università, poi parlo della mia città in generale, di ciò che avviene nei centri commerciali, quindi nei, nei grossi centri di ricezione di pubblico e poi faccio al termine faccio una mia riflessione, una mia morale prettamente personale e riassumo un po' tutti i temi di cui ho parlato durante questa ora e un quarto, come ho detto prima. E proprio a riguardo, tu poco fa hai anticipato i centri commerciali, il forum, io ho notato tra i tanti video che sono stati girati alla tua persona, uno in cui tu parli proprio del forum. Adesso con l'ausilio della nostra regia ne facciamo vedere un pezzo ai nostri telespettatori. Un solo nome, signori e signori, Fabrizio San... Maestro, se chiedete a un palermitano medio che cosa fa la domenica pomeriggio, lui ti risponderà: ma vado al forum, vado a fare una passeggiata. Forum, dal latino tampasiare. Qui poi deriva il verbo tampasiare, perché a Palermo non è un verbo, è un'arte, un modo di fare. Se voi andate la domenica pomeriggio al forum e chiedete la media d'acquisto è 1 a 99, uno compra, 99 cucchiolini. E quello che compra, compra cose da mangiare. Dove va? Da Ganci, 1 euro un pezzo a mangio. Io l'altra volta sono andato da Ganci con 10 euro, sono diventato il primo azionista. Ho pagato 30 euro e si è spuntato Ganci, Figa e Sansone. Dice, che fa? Andiamo al forum? E ci sta sì, ma tanto non facciamo a birra. Da la prima cosa che trovi al forum è il parcheggio, a stato. Tu cammini con la macchina, vai cercando questo parcheggio incessantemente, vedi le macchine, ma tu scegli di guardare, c'è quello che sto scendendo, vedete quello c'è le chiavi, lo sento, lo finisco di respirare, oh, quello spiraglio, e quello è il mio mostello, ora sei pronto, fai manovra, ed è da cazzi, smite, poi sei già... Scendo dalla macchina mi appare il signore che mi guarda e mi dice: ma dove le ho messe? Dove le ho messe? Dove, figliuolo, dove? Lì
Ho capito che ho posteggiato dove ha perso le scarpe. Camminai per 3 chilometri a piedi, ma finalmente arrivai al foro. Entrai e vidi uno spettacolo indecente. Alla gente di quello che c'è nel negozio, un giorno fottere. Loro vanno là per prendersi la partita del Palermo gratis. L'aria condizionata d'estate e riscaldamento d'inverno e poi fai a scrocco, da tutto il buffet. Ragazzi, ma non ci vediamo a prendere in giro, non scherziamo. Sapete cos'è che poi è strano vedere? Che dicono sempre le stesse cose. Terza, vai più cenella, vai! Te, io te metto in cama, le canzoni picche, già vai più cenella! Vecchio, cenella, vai! Che cazzo che sei tutto tempo a forum e noi male? Quelli che lavorano al forum sono quelli che sono stati assunti ad onore, ma perché hanno tampasato 5 anni a tempo indeterminato e non preso, ci viene a tampasare peccato quanto non cavalli! Che stiamo parlando, cioè, ma che cosa strana, finalmente mi ho detto basta, non ce la faccio più, mi metto in una panchina e mi sento, che bello, preparati così giusto, mentre tranquillo, amore, minchia, amore, vai, per favore, facciamo il giro nel trenino, che a me piace il giro, il trenino. Amore, ora ti batto sul trenino, non ti preoccupare. Il trenino, quant'è il trenino, quant'è? 20 euro, non è possibile, amore, non è possibile. Il trenino ha detto 20 euro, 20 euro, ma che faccia rossa, fa scalare la cavalla. Un gelato con un trenino, proprio. Sì, amore, il trenino lo guida Topolino, dai, ma è mio cuore prende Potter, io non lo cazzo che mio, sta al massimo mi dice, era mia, ti faccio ciuffo e ciuffo mentre camera. Adesso è l'unico che dai, allora vado in bagno. Ma che piscia minaccia, piscia, non lo so. Comunque andiamo in bagno. Picciotti, siete entrati al bagno del forno, tu ci siamo entrati al bagno del forno. Fottatini, tu ricordi. Entri al bagno del forno e vedi un trionfo di tecnologia. Minchia che bello. Tutto rifinito, le luci, tutto ascensore, entri ascensore, cammini ascensore, guardi ascensore, pisci ascensore, cioè, no, nel senso che poi è strano perché vedi tu soprattutto quei gabinetti, no? Quei cessi al muro, belli da guardare, bellissimi, ma hanno un problema solo, sono troppo alti, metta uno un sapete, ma c'è indietro, mi ha fatto un chi c'è sulla neve tipo gli urichelli, tanto che poi che c'è la luce ascensore, c'è la luce ascensore, quindi mentre il bici si spegne la luce, e finalmente scendi, ti congratuli con me. Finito di fare la pipì, vai a lavarti le mani. Minchia, un lavandino bellissimo. Marmo, luce a destra e a sinistra, bellissimo. Bello, solo che c'è un piccolo problema. Come cazzo sei dato? Cioè, tutta lì, un benetto, c'è il pedale, e il pedale non c'è, c'è il sensore, metti la mano nel sensore e finalmente esce l'acqua, prendi il sapone, che bello, il sapone, prendi la mano nel sensore, esce l'acqua, macchina, già basta, la mano nel sensore, ti lavi le mani e te le scrivi, non saponando, allora, pensi che devo premere ancora il sensore, l'acqua non basta per lavarmi le mani, allora metti di nuovo la mano nel sensore, l'acqua non va, ti lavi il sapone, patille, gonfie, dai! E hanno venuto a che... Allora, o pagate qualcuno che ci metta la mano in un sensore nella vita, oppure... me la faccio con le ciappe! Poi dicono che a Palermo facciamo schifo, grazie!
esco e credo che quella giornata sia finita, almeno me lo auguro. Che bello. Le risate che sentivo nel video sicuramente saranno arrivate anche nelle case dei nostri telespettatori. Sì, a me fa impazzire questo video perché comunque è il primo, quello addirittura lì era appunto il primo monologo ufficiale che io facevo sul palco del Palab e come sempre quando lo vedo sento quelle emozioni, perché quelle sono state le prime emozioni vere, la prima risposta di un pubblico a tutti gli effetti e siccome sento... Ti ho visto molto emozionato anche durante questa esibizione, sì. E vedevo che a causa degli applausi del pubblico ti dovevi fermare comunque sia, sì, c'erano, sì. Vedevo anche quello che mi spiegavi prima delle tecniche di respirazione. Assolutamente, perché sì. Parlare di fila per tutto questo tempo ovviamente... Ci sono anche dei momenti in cui c'è bisogno di prendere più respiro piuttosto che in altri, però a prescindere dalle tecniche... La cosa che mi piace di più di questo video è il contenuto, perché io in quelle parole ci credo tantissimo io ci credo. Ciò significa che quando salgo sul palco e parlo di queste cose, di sicuro so di attrarre l'attenzione, perché quando... Perché quando... forse sei il primo a viverle, come abbiamo detto. Certo, dal mio punto di vista. I temi che hai affrontato sono... diciamo autobiografici, possiamo, sì, definirli. Sì, poi ripeto, l'aspetto più importante della comunicazione, quindi per diventare, come dire, tu, come diceva Elio delle storie tese, Elio delle storie tese a X Factor diceva, per essere concreto, per arrivare al pubblico, devi essere normale, devi essere tu. E quindi quando parli di qualcosa in cui credi, hai più possibilità di arrivare al pubblico. E quindi perché scrivere qualcosa di lontano da me? Per questo scelgo anche i monologhi, monologhi personali, perché fortunatamente quando rifletto su ciò che penso faccio ridere. Riesci a farti ridere? Non è facile perché diciamo che la persona che riesce più a farmi ridere è mio fratello, con cui fra l'altro collaboro, ora ne parleremo, su internet, appunto su YouTube, perché nel rapporto, cioè nella coppia comica è diverso, perché poi nella ricerca della battuta, appunto soltanto nello stare insieme e provare a scrivere, poi nella complicità fra fratelli ovviamente c'è qualcosa in più rispetto a quando sei da solo e devi lavorare da solo, lì è diverso, perché anche durante la nascita di una battuta ne cerchi un'altra, magari, o cerchi un altro finale, allora lì si innescano tutto tanti. Si sussegue, sì, si innescano alla formazione di uno spettacolo, di uno sketch, sì, di uno spettacolo, esattamente. Poi con mio fratello è diverso, perché il linguaggio per YouTube cambia totalmente, non è lo stesso che bisogna utilizzare a teatro è un'altra cosa rispetto alla TV, non sono io il primo a dirlo, diciamo, ma soprattutto è diverso da YouTube, siccome io sono un nativo, non sono un nativo digitale, però sono quasi un nativo digitale, quindi colui che appartiene a questa generazione, mi sento di dire che il linguaggio su YouTube, il linguaggio di YouTube ce l'hanno più i giovani, che cioè, è più facile per i giovani arrivarci piuttosto che per coloro che magari hanno più esperienza in TV o a teatro, ecco. E proprio riguardo ne parleremo successivamente nel corso della nostra puntata dell'ospite della domenica. Per concludere quello che abbiamo visto attraverso questo video, una cosa che mi ha particolarmente colpito è stato l'accompagnamento.
Tu sei accompagnato da un uomo alla tastiera? Sì, sì, un uomo. Ora non esageri. No, un uomo. Gabriele Caruso, che è uno, fra l'altro, dei due musicisti che poi. Vedevo che le note erano tutte azzeccate per ogni tua parola. Sì, perché poi è tutto studiato. E io credo che poi la musica sia importantissima anche durante un parlato per intrattenere ancora di più, perché poi il vero senso della parola intrattenimento, dentro la parola intrattenimento, c'è anche la musica, quindi è bello sentire magari una persona che mentre parla riesce a parlare sulla musica, la musica lo accompagna, si avvolgono in tutte e due le cose e l'effetto è completamente diverso. Adesso, prima di passare ad altro, vorrei chiederti qual è il tuo tema per eccellenza e ti chiedo di farlo capire ai nostri telespettatori con 60 secondi, li dedichi solamente a loro. Sì, il tema che più mi piace trattare durante il mio spettacolo è quello del traffico a Palermo, perché il traffico è una piaga a tutti gli effetti e quindi quando il comune decide di fare dei lavori a Palermo del tram succedono cose strane, tipo i vecchietti che si mettono dietro i lavori del tram, no? Che ormai hanno le sedie e loro si seggono lì e parlano e dicono a chi lavora: metto chiucca, chi do chiucca, quindi sì, proprio interagiscono con chi lavora, quelli magari col martello prima, mettalo chiucca, no, i paraorecchie che gli danno agli operai che lavorano non sono per il martello pneumatico ma per i bicchieri e decapar, no? Perché giustamente tutto il tempo mettilo che è un problema. E poi questi vecchietti sono fantastici perché ti danno importanza anche al quartiere. Tu scendi, magari provi ad aprire la macchina, non riesci, la macchina non si riesce ad aprire, allora un vecchietto ti guarda e dice: dale, è dopicciotto che si sta futtendo la macchina. No, perché magari loro parlano del vedi se ci fossi stato ai tempi l'economia chi da buono più picciotto non si futteva la macchina. No, guardi che non mi si apre l'allarme, non riesco, non ti può occupare un bitte niente, cioè, quindi attenzione, è bellissimo quando si creano questi momenti anche all'interno del quindi del Palermo quartiere. Ti ha aiutato tantissimo, Palermo è la mia città che non lascerei mai, lo sottoscrivo a Canale 8 quest'oggi. Quindi una dichiarazione di amore a tutti gli effetti, sì. Nel Palermo. Bene e nel male, però Palermo è Palermo. Io sento tantissime persone, tantissimi miei coetanei scappare via da Palermo, magari con felicità anche, attenzione, nel senso che sono felici di purtroppo di c'è da dire città. Che le tue parole sono oggi in controcorrente. Sì. Sì, sinceramente io non lo faccio apposta per andare controcorrente, perché ho sempre odiato chi lo fa, chi va controcorrente soltanto per farsi notare. Siamo davanti a una telecamera e se ti dico che sono controcorrente lo dico soltanto perché me lo stai chiedendo, perché andare controcorrente è sempre un rischio. Però vedi, io in realtà secondo me non è proprio andare controcorrente, cioè un palermitano che dichiara amore a Palermo è andare invece a favore di ciò che si merita questa città, perché non è detto che andando fuori, cioè privilegiando il proprio interesse, si possa riuscire a come dire, un giorno a tirare su la baracca, perché ci lamentiamo, ma ecco, le persone che vanno fuori si lamentano di ciò che c'è qui, ma non fanno nulla per provare a cambiarlo, e questa è la cosa che mi dà più fastidio, perché prima di andartene pensaci magari anche 5 secondi a quello che stai lasciando, che magari, che ne sai, c'hai un fratello che rimane qui e che poi avrà dei figli e sarà per i tuoi nipoti quello che stai lasciando, quindi l'essere, non dico che sia egoisti, adesso non voglio puntare il dito, però scappare via da Palermo deve essere fatto con cognizione di causa. Ognuno ovviamente è libero di fare ciò che vuole, però io penso che sia importante dare precedenza anche alla patria, dalla patria. Che bello questa parola. Hai patria. Espresso perfettamente quello che è il tuo concetto. Purtroppo al giorno d'oggi, anche e soprattutto per il lavoro, moltissimi sono costretti ad allontanarsi dalla Sicilia, ma la tua è una giovane e soprattutto coraggiosa dichiarazione d'amore verso la tua città. A riguardo ti volevo chiedere quanto sono importanti le feste di paese e la piazza, l'Agora dei Greci, per un attore comico. Poco fa mi hai creato uno sketch da
diciamo, da una strada. Sì. Diciamo che trarre dalla strada ciò che avviene tutti i giorni uno sketch comico è abbastanza difficile, cioè bisogna lavorarci su prima, perché anche se qualcosa possa sembrare comica, poi alla fine è una cosa che magari fa ridere a te piuttosto che al pubblico. Racconto questo episodio: l'altro giorno entro al bar e un signore dietro di me mi scavalca e dice al barista: scusi, Muruno, un bicchiere d'acqua chi pallona? Ora, io non ho capito di che cosa si stesse parlando principalmente, quindi siamo rimasti un po' scioccati, sia io che il barista. Si riferiva all'acqua frizzante, cioè i palluna erano le bollicine dell'acqua frizzante. E quindi una volta che ho capito che si stesse parlando dell'acqua frizzante, cioè non ci sono rimasto tipo, cioè, brutto da capire così tutto in chiaro, acqua chi palluna e l'acqua frizzante. E allora quella è una cosa che sicuramente a me fa ridere, più volte lo dico, più volte mi fa ridere tanto. Ecco, poi magari ciò che potrebbe far ridere il pubblico è come la racconto, probabilmente, perché magari il fatto in se stesso può far ridere me piuttosto che altri. Ovviamente viverlo in prima persona è differente. Assolutamente. Ma come hai prima tu detto, riuscire con il proprio stile, con la propria voce a far rientrare nella situazione mentale di un attore comico i propri telespettatori, è quello, è l'obiettivo fondamentale. È importantissimo per poi far capire ciò che vuoi dire. Perché poi in realtà è questo sul palco, chi canta, chi balla, è importante far vedere ciò che si vuole comunicare, ciò che si vuole dire. Volevo dire una cosa fondamentale che riguarda i testi che io scrivo con mio fratello. I testi noi cerchiamo di selezionare il più possibile i testi che noi scriviamo, nel senso, cioè, seguendo dei criteri particolari. Ci piace fare dei viaggi mentali, dei momenti in cui ci si distacca un po', cioè succede una cosa normale e noi ci piace parlare di ciò che potrebbe avvenire, creare con il sé, con il condizionale, degli universi paralleli. Questo è quello che noi, fondamentalmente, la nostra comicità predilige fondamentalmente durante la scrittura di uno sketch. E poi ovviamente c'è ci sono vari tipi di battuta, di concezione di battuta, di comicità, la battuta diretta, la battuta che arriva magari dopo un po' di tempo. E anche queste cose ho imparato con l'esperienza, col tempo, soprattutto da Ernesto Maria Ponte, che facendomi la regia dello spettacolo non solo mi ha insegnato come impostare la scena, come dire determinate frasi e quindi dirle al contrario piuttosto che in un certo modo, ma soprattutto mi ha insegnato, guardandolo durante un suo spettacolo, come si cattura l'attenzione del pubblico. Adesso una domanda da uomo a uomo, interesserà molto anche i nostri telespettatori maschi: ma quanto è importante saper far ridere una donna? Sai, io sono fidanzato da un anno e mezzo e la mia ragazza non ride. Non ha mai riso fondamentalmente. Sembra un paradosso. È un paradosso, vabbè, anche lei comunque fa l'attrice, quindi è probabilmente anche per questo motivo che già si aspetta ciò che avviene dopo, e allora è un po' più difficile, cioè conoscendo già il meccanismo è difficile trovare la battuta proprio che... È capitato delle volte, poi ovviamente ripeto, quando si scrive per far ridere il pubblico è diverso da un rapporto personale, quindi poi di sicuro è importante far ridere, saper far ridere una donna, però ecco, mi trovi un po' impreparato perché... in realtà, fondamentalmente per te è una sfida. Sì, perché non ho mai parlato per esempio della mia ragazza durante lo spettacolo. Ecco, un tema che manca in questo spettacolo è proprio il rapporto con la mia ragazza, siccome di spettacoli speriamo di scriverne altri. Quindi è nata un'idea? Sì, no, l'idea già c'era, però sei stato bravo a sottolineare ecco quanto è importante fare ridere una donna. Non è sempre importante, perché magari trovi quella donna che non vuole ridere, tu ci tenti a tutti i costi e poi si arrabbia. Esattamente. Quindi questi sarà un tema che magari affronterò nel prossimo spettacolo, che si chiamerà Muoia Sansone con tutte le donne. No, sto scherzando. Chissà come si chiamerà. Non cominciate a pubblicizzare questo evento su Facebook, mi raccomando. Sarebbe fantastico, che bello. Non
nonostante la giovane età di Fabrizio Sansone, ricordiamo solamente 22 anni, sono tante le esperienze da lui vissute nel panorama teatrale. Tra queste una che vorrei ricordare è quella di Il Giullare, un'opera di Lollo Franco con la regia di Giuditta Perriera, che ti ha visto interpretare nel ruolo del comandante. Raccontaci questa tua esperienza. Quella è stata un'esperienza particolare perché comunque diciamo che ci sono due aspetti del teatro che diciamo per antonomasia vivono in maniera differente il palco, ossia l'aspetto comico, come piace all'Agricantus dividere i due tipi di insegnamento, l'aspetto comico popolare e l'aspetto poi drammaturgico o comunque drammatico del teatro. Era il primo ruolo a tutti gli effetti in cui potevo misurarmi con un personaggio non prettamente comico, anzi affatto comico. Quindi lì ero un comandante, ero uno che doveva dettare legge all'interno della combriccola che si andava a formare appunto durante lo spettacolo, perché lo spettacolo parlava di praticamente appunto un carcerato che io dovevo mettere addirittura alla gogna. Quindi dico, era una situazione in cui il comandante doveva essere piuttosto deciso, piuttosto importante e imponente anche. E da te uomo della risata. E sai, misurarmi in quel modo comunque è importante. Io lo credo anche una tappa fondamentale, paradossalmente, per l'aspetto comico, perché più si riesce ad essere drammatici nel modo di intrattenere, più poi magari cambiare l'aspetto comico, cambiare all'aspetto comico diventa appunto questo scambio, questo dislivello può appunto creare l'effetto comico, che poi è quello che serve. Solitamente in una coppia l'effetto comico si crea quando per esempio c'è una personalità cattiva e una buona, allora si dicono due parole insieme. Ficarre e picone, ma ne possiamo elencare tantissimi aspetti comici. Fondamentalmente c'è da dire anche del panorama siciliano. Certo, del panorama siciliano. Ma io sono un fan. Come riesci, è una domanda che molti telespettatori sicuramente si staranno chiedendo, come un attore comico riesce a non ridere mentre fa uno spettacolo comico? Diciamo che quella è la base, secondo me, riuscire a non ridere durante i propri sketch, sia perché magari li hai fatti 300 volte, quindi li conosci un pochino, e poi perché è importante mantenere, ecco, torniamo a ciò che dicevo prima, magari un aspetto più imponente, un aspetto più difficile da far intuire anche al pubblico, per poi scatasciare, che bello questo termine che è onomatopeico, scatasciare, sicuramente, quindi scatasciare nella battuta, nella mera comicità. Quindi ripeto, più si riesce a non ridere durante l'esposizione della battuta o comunque di ciò che prepara la battuta, è più bella arrivare, più bello sarà l'effetto comico. Abbiamo parlato di teatro, ma nella tua giovane età sono state, come già detto, tantissime le altre esperienze. Ne elenchiamo altre, infatti, oltre al teatro, radio, televisione, nel tuo percorso da giovane attore comico. A riguardo ti voglio chiedere dove preferisci esibirti, dove è più facile, quali sono per te le differenze sostanziali? Allora, già abbiamo parlato un po' prima delle differenze di linguaggio fra il web e il teatro. Diciamo che piuttosto che prediligere in questo momento, io mi diverto in tutte le situazioni. E quindi quando c'è di mezzo la parola divertire, quando c'è il divertimento appunto di mezzo è... diciamo che tutte le esperienze sembrano belle, al pari dell'interesse che uno prova. Però... c'è da dire che a teatro è diverso, perché per teatro io intendo anche esibirmi in piazza, no? Avere tutte quelle persone che ti guardano, quegli occhi puntati addosso, è una bella prova, di sicuro, una bella prova a cui ti sottoponi per riuscire a far ridere, riuscire a intrattenere, però allo stesso tempo guardare una telecamera piuttosto che gli occhi di una persona, la differenza fondamentalmente per me è quella.
quando faccio teatro e quando mi misuro con una telecamera, che sia la TV, che sia il web. Quindi non avere ciò che ti dà il pubblico e quindi quell'effimera passione che ti riesce a dal lanciare. Dal vivo è diverso, quindi. Dal vivo è tutta un'altra cosa. È come moltissimi cantanti molte volte mi dicono, suonare con una band invece che con una base è totalmente certo. Diverso. Tu hai anche tantissimi programmi che porti avanti, ce ne vuoi parlare? Sì, per programmi intendiamo probabilmente ciò che abbiamo fatto con mio fratello su YouTube, e quindi l'attività di degli Eater, che questo nome può sembrare una cosa, Eater vuol dire l'uno o l'altro in italiano. Dice, ma perché abbiamo scelto il nome in inglese? Boh, perché fa figo, e quindi no, l'abbiamo scelto perché aspetta, le ragazze voglio fermare, la regia dovrebbe avere proprio un video riguardo ecco. Eater, lo sì, mandiamo sì, lo adesso in onda, sempre con l'ausilio della nostra regia. Ehi, sono qui, scendi. Stasera andiamo al McDonald's, devo dirti una cosa importante. No, dai, dimmelo adesso, che c'è? Mi sono innamorato di te. A me dispiace, però... Game over! Beh, no! Che c'è, amore? Sto gioco, non riesco a superare il livello. Ma tu non lo sai come si supera il livello. Ci sono i trucchi. Guarda. Sono giù. Scendi. Stasera andremo a mangiare nel miglior ristorante di Palermo. Devo dirti una cosa. No, dai, dimmelo adesso, che c'è? Mi sono innamorato di te. Anch'io, Fe. You win. E dopo questo breve sketch si è giunto nel nostro studio Federico Sansone, fratello di Fabrizio. Ciao Federico. Salve. Mio fratello, vabbè, l'avete visto in questo, Fabrizio, questo guarda, video. Te lo faccio presentare a te. Chi è Federico Sansone? Chi è Federico Sansone? Federico Sansone è il coautore dei miei spettacoli a teatro ed è soprattutto l'attore nel video che avete visto. Da chi è nata l'idea? Allora, i trucchi della vita è un'idea che è stata partorita da Federico. Siamo riusciti un attimino a appunto fare l'appuntamento, perché l'appuntamento è, secondo noi, l'appuntamento con la ragazza, no? Sì. È uno degli step principali più importanti che ha un uomo piuttosto che una donna durante la vita. Federico, com'è stato partecipare? No, bello, allora l'idea è mia, però ogni volta viene partorita un'idea o da me o da lui, comunque poi c'è la collaborazione che fa il tutto. Comunque appunto questo appuntamento, questa nuova tipologia di visione, perché noi siamo abituati con Spy Life, una collaborazione, mentre qui invece sono io l'attore principale, è stato per me una novità, un'esperienza bella, anche perché la ragazza era una bella ragazza. Soprattutto per quel motivo, non gliene fregava niente del resto, era soltanto per... Ho detto va bene, se lei è bella lo faccio io. Certo, se no avrebbe rifiutato. Assolutamente. Com'è lavorare con tuo fratello Fabrizio in questa famiglia dalla vena comica, ormai possiamo chiamarla? No, allora, io Fabrizio ho iniziato a studiare in questo ambito comico, io poi mi sono ritrovato lì e abbiamo detto, vabbè, piazziamo una telecamera e vediamo cosa ne esce. Questa coppia piace, pur essendo fratelli, quindi anche questo contrasto, perché lavorare insieme è veramente molto brutto. Cioè è brutto, ma anche bello, perché... Spero davvero che alla fine di questa trasmissione questo duo non si divida. No, vedo ma... Massimo qualche livido, però... Non è mai stato unito questo duo. No, vabbè, alla fine lavorare insieme ha...
diciamo pro e contro, come certo. Al solito in qualunque collaborazione ci sono i pro e ci sono i contro. L'unica cosa è che lui non si lava e quindi lavorare con una persona che puzza è un problema, però poi alla fine uno si abitua a ciò che è così. Albert Bracic, esatto, Albert Bracic sotto le ascelle. Ormai diciamo siete abituati a prendervi in giro. Sì, ma da quando siamo nati. Ormai prendiamo tutto con ironia, soprattutto anche perché abbiamo una madre che con inoria. Io inoria, prendo abbiamo tutto una madre con inoria. Che ci ha preparato a questo, appunto, se no la prendiamo con ironia. Infatti, come parla Fabrizio in un pezzo scritto insieme su mia madre, sì, non mia madre tutto con inoria, che è un inoria. Inoria, ce l'hai questo inoria. Che fra l'altro mia madre è un punto focale degli sketch che abbiamo realizzato, perché comunque la mamma è un po' un tema, fra virgolette, i genitori sono affrontati da tanti altri comici nel passato, però a noi piace come dire aver fatto la nostra interpretazione, perché mia mamma poi è tutta una storia a sé, dico, non ne parliamo qua, c'è il motivo per cui noi siamo scappati da casa, esatto, per andare a vivere insieme, esatto, a lavoriamo, infatti noi andiamo a vivere a Milano, a me di Palermo non mi interessa niente, no, sto scherzando, sarebbe stato assurdo dopo tutte quelle belle parole su Palermo, esatto, ormai rimanete coerenti, lo chiedo per il bene della arrivavamo all'aeroporto e non ne fanno partire, per dire, cioè voi non potete partire, avete detto che dovete stare qua, avete che stare qua. No, però c'è da dire che siamo volati a Milano metaforicamente, ma stiamo lavorando qui perché abbiamo un autore che ci supporta da lì su, che da lì su, che sembra una San cosa Fabio San Fabio Nocchi, che è il nostro autore delle il nostro autore degli sketch che noi realizziamo su YouTube, e piano piano ci andiamo evolvendo come dei Pokémon su questo piano. Bella questa. Lui fa Snorlax. Lui fa Pikachu. Eccolo qua, è perfetto. Ok, prima di lasciarvi la parola, voglio ringraziare i telespettatori per la visione dell'ospite della domenica di questa ottava puntata che chiude la prima stagione di questo appuntamento settimanale. E come avete ben visto nel corso delle puntate si sono susseguiti tantissime personalità note e non note alla Sicilia, ma che tutte riuscivano e riescono ancora oggi a dare valore alla nostra terra. L'ospite della domenica si ferma solamente per un breve periodo, ma adesso, prima di lasciarvi a questo duo comico, che mi ricordate il nome? Either. L'uno o l'altro, letteralmente in italiano, either. Vi ringrazio ancora per la visione, dall'ospite della domenica è tutto, adesso Fabrizio e Federico Sansone. Noi abbiamo un problema a casa, che è nostra madre. Nostra madre, voi considerate, è malata, è pazza, e lei è così bloccata con la polizia che lei non si è iscritta su Twitter, ma si è iscritta su Swiffer. Chatta con le casalinghe e si dicono: tu quanti acari hai ammazzato? Quanti acari hai fatto? Io ho ammazzato 100 acari. Io 200, io 200. E così e si misurano sugli acari. Voi considerate che su Facebook lei è sposata con Mastro Lindo, residente in via Cal, e crede in un solo Dio, il Dio Dorante. Ma è possibile mai che noi dobbiamo stare appresso a una persona che ragioni in questo modo? No, ma noi a un certo punto ce ne andiamo, scappiamo via da casa. L'altra volta puliva a casa e gli facciamo: ma scusa, ma perché stai pulendo? Che sta venendo la signora delle pulizie. Come? Vieni la signora delle pulizie e ci faccio trovare tutto sporco. Ma capo ne va sparrando. Cioè, ma te ne rendi conto? Ma noi con chi viviamo a casa? Cioè, noi non possiamo stare appresso a una persona che in piazza gli Airwick. L'hai presente gli Airwick? L'hai visti? Ma picciotti gli Airwick. Quelli che spruzzano profumo, che tu di notte ti alzi per andare in bagno e senti squeca, si sta chiamando squeca. E no, quelle sono spie di nostra madre, che dicono a mia madre che cosa facciamo dalla mattina alla sera. Vedi che hanno sistemato il letto. Vedi che si sta facendo a doccia senza pulire tutte cose. Vedi che sta pisciando in piedi. No, la pipì in piedi no, Fabrizio. Perché la pipì. Mamma, ma noi siamo degli uomini, abbiamo la nostra virilità. Me ne fotto della tua virilità. Io in questa casa non ce la faccio più. E lì inizia il pippone mentale. Non ce la faccio più. Grosso popè. Me ne scappa e me ne voglio in un pizzi montagna, un bebiocchio. Io non ce la faccio. Io
non posso fare la signora delle pulizie, la badante e la cameriera per voi. Mamma, e tu nel 2015 butti tre lavori così? Non mi prendere in giro, allora perché non mi pagate? E si gira mio padre. E 30 anni che trugno vitte alloggio, 30 al ma me n'ha pentuto mai però. Ecco, quindi mia madre è questo, continua a parlare, non ce la faccio più. E voi due, voi, perché poi se la prende sempre con noi. Voi due tornate da domani a casa entro mezzanotte, perché questa casa non è un albergo. Lo sappiamo che non è un albergo questa casa, perché se fosse un albergo a mattina ne puttasse la colazione in camera, serviti e riveriti, condizionatore giorno e notte, nessuno casellamento, e soprattutto se torniamo dopo mezzanotte la reception non ce la scassa. Grazie.